Ciao Nino. Ciao Pippo. Innanzitutto, sei arrivato a che ora sei arrivato da Parigi? Sono arrivato un'ora fa. Hai fatto tardi stanotte? Abbastanza, perché sono stato tutta la giornata che non riuscivo a dormire. Di solito di giorno riposo per avere la voce più buona la sera. Però era la tensione nervosa, perché cantare all'Olimpiaco, come hai detto tu, è una cosa bellissima. Che tipo di pubblico hai avuto ieri sera all'Olimpiaco? Ma Parigi non è una città piena di emigranti come la Svizzera, la Germania. Diciamo che ieri sera c'erano anche molti francesi che sono venuti per, forse non tanto per i rodaggi, ma proprio per la canzone napoletana, perché loro hanno una grossa stima per la canzone. Come sei stato lanciato tu ai parigini? Niente, è un cantante napoletano, il nuovo cantante napoletano. Ma ti conoscevano già? C'era gente, era pieno il teatro? Sì, sì, c'è molta gente, c'era. E sono molto contento, sono soddisfattissimo, perché il pubblico mi ha dato modo di esprimermi a meglio. E che tipo di repertorio hai fatto? Tutte le mie canzoni. Ah, non solo noi i classici napoletani, no, alle tue canzoni? Le mie canzoni. Ecco, per testimoniare che quello che abbiamo detto è vero, ci hai portato un piccolissimo filmato, adesso Vaiano lo manda in onda, che testimonia questa tua presenza a Parigi. È un momento, ecco, Teatro Olympia. Siete voi che arrivate qui? Ecco i fans di Nino D'Angelo all'ingresso del teatro. E sei tu. Questa che canzone è? È l'inno del Napoli che ho fatto. L'inno del Napoli. Il Napoli ha molti ammiratori lì a Parigi. Tantissimi, sì. Hai concesso dei bis ieri sera? Sì, all'ultimo ho ricantato Napoli. Così. Hai ricantato Napoli? Sì. Dunque, tu pensavi di arrivare un giorno all'Olimpia? Veramente no, ci sono stato l'anno scorso a Parigi, però così, per come un turista. Viaggio, sì, come sì. Turista, e ho detto a mia moglie, siccome sono stato anche a Wembley, però non lo sa nessuno, ho cantato al teatro di Wembley, a Madison Square Garden, e stasera lo sapranno, perché dopo l'Olimpia è meglio che sanno. Infatti un po' di portarlo sapere. Niente, ho detto, sono passato sotto questo teatro e ho detto, qui non ci verremo mai. Invece poi ci sono Ma arrivati. Tu pensavi di arrivare a tanto quando hai incominciato a cantare? Quanti anni avevi quando hai incominciato? Io non lo so, io ho sempre cantato, secondo me, da bambino, non so un'età precisa. Ecco, abbiamo una foto sì. Che testimoni i tuoi inizi precoci. Sì, sì, facevo i matrimoni giala, facevo i matrimoni. Ecco, tu ti esibivi ai matrimoni? Sì, e alla Finestrella di Mare Chiaro, che è molto famosa. Ma ti pagavano o mi ti davano, facevano soltanto mangiare? No, mi davano 5.000 lire. Ogni esibizione, tutta la giornata però dovevo cantare. Quante a canzoni? Mangiare mi facevano mangiare poco, non si vede. Allora, tu ti esibivi nei matrimoni e facevi il repertorio classico? No, facevo le canzoni di tanti artisti che andavano per la maggiore allora. E così è incominciata la tua carriera? Sì, ho iniziato così, poi ho fatto un disco, l'ho fatto a spese di mia madre perché nessuno mi faceva fare questo disco. E andavano nei negozi spacciandomi per mio fratello, dicevo questo che canta mio fratello, sì, volevo accattare un disco, poi venga a smana che trasi i miei pigi. Ah, tu vendevi tu il disco? Sì, produttore di te stesso, venditore di te stesso. Eh sì, perché dovevo ricavare i soldi che mia madre aveva speso per questo 45 giri. E la gente si impetiosiva, comprava il disco? No, veramente io lasciavo il numero di telefono di mia zia, perché io non ce l'avevo questo telefono, è una cosa troppo importante per me. E niente, a un certo punto solo un grossista di Palermo mi chiedeva 5.000 copie, allora io non avevo i soldi per stamparlo e ho venduto questo disco a una casa discografica napoletana. Napoletana, è andata bene la prima esperienza, sì, sì, hai ripreso i soldi, tua madre è rimasta soddisfatta? Adesso c'ha una bella casa che è sua, tenu telefono, tenu tuo. Hai fatto tanti mestieri prima di arrivare al successo tu, così io leggevo proprio ieri sul giornale. Sì, ho fatto un po'. Io vengo da un paese, l'ultima provincia di Napoli, cioè l'ultimo quartiere di Napoli, San Pietro a Paterno, dove sta l'aeroporto. E lì sono tutti ciabattini, no? Mio padre era un calzolaio, io stavo vicino a lui così. Poi mio padre ebbe la fortuna di andare a lavorare nel buffet stazione di Napoli, faceva il fattorino. E misero un bando per i ragazzi, i figli di questi operai, si andavano a vendere gelati alla stazione. Mio padre, siccome lui stava male, non poteva più lavorare. Quindi vendevi gelati a Napoli? Cioè, ho lasciato gli studi, io stavo all'Alessandro Volta al primo anno, ho lasciato gli studi e sono andato a vendere i gelati. E andavano bene gli affari come con i dischi? No, io sai che facevo? Che dicevi, c'è un mio fratello che... No, a questo punto dicevo...
uscivo col carrettino, dicevo Gelati, Gelati, mi mettevo a cantare, la gente si faceva vicino. E... Ah, cantavi? Sì, sì. Vedevi Gelati cantando? Sì, sì. Diceva, treno che parte, treno che arriva, gente che ciagna, gente che rira, portabagagli che fanno la fila per una valigia, per 1000 lire. Quando ricordo che questa stazione, i miei Gelati, le mie canzoni, il mio riposo su una panchina fra un treno all'altro senza dormire, il mio vestito di gelataio, la mia matricola 107 e quell'amico che mi aiutava se a finestrino non ci arrivavo. Gelati, Gelati, croccante a camellino. Io che questa voce arriva la mattina, che scarpe consumate sotto il sole facevo sotto in coppa questa stazione. Gelati, Gelati, croccante a cornetto. E non me l'accattavi il sigaretto per sparagnare, per portare i soldi a casa. E poi tu si dava, mi pigliava, diceva, mamma mangia un gelato. Poi mi facevo conto, perché quello che costava, aveva fatto treno sana sana. E mi passavo il genere un gelato. Questa è tua. Perché lui scrive anche poesie. Ma come le scrivi queste poesie? Ti vengono di getto. Ma Pippo, io ho scritto tutte le canzoni che canto io, le ho scritte io, solo che nessuno mai, cioè, siccome canto in dialetto, forse è difficile per tante persone capire il dialetto. Però a me mi si deve giudicare più come un poeta che come un cantante. Cioè se la gente non conosce le mie... Modestamente sempre. Se la gente... se la gente... dico, se uno non conosce la mia canzone, come fa a giudicare? Tu sei poeta, poeta vero, sì. Sono poeta spontaneo, vero? Sì, riesco a scrivere delle cose... E sei anche un grande attore di cinema, perché quanti film hai fatto? Ho fatto, non lo so, 12, 13, non mi ricordo. Ma film che hanno avuto sempre successo. Sì, l'ultimo. E il tuo ruolo, perché piaci tu nel cinema? Perché? Quale ruolo rappresenti? Che cosa, perché soddisfi la tua clientela? Perché faccio la parte di un ragazzo normalissimo, un ragazzo abbastanza normale che si innamora sempre delle belle ragazze. E lui, anche se non è così bello, riesce a... A questo che fa piacere, perché tu non sei molto bello, scusa se... E il fatto no. Che tu... No, no, no. No, voglio dire... Cioè, qual è la chiave? La chiave è proprio questa. Cioè, perché tu... La chiave è proprio questa, Pippo, di non essere bello. Per esempio, tu mica sei bello. Fra chi è successo? Fallo su lei. No, cioè tu non sei un bel ragazzo e allora siccome riesci a conquistare la donna, tutti si immedesimano e si, tu interpreti anche quelli che non hanno queste grandi possibilità. Sì, sì, certo. Noi abbiamo anche il fenomeno, questo grande artista che è Aznavour, che è più brutto di me però, è più forte di me. A proposito di Francia e di Olympia. Insomma, tanti film, tanto successo, tu sai vendere i gelati, sai vendere i dischi per conto tuo, piazzi i tuoi film, piazzi le tue canzoni non solo in Italia ma anche all'estero, sei un uomo soddisfatto. No, perché vorrei fare un film dove non canto e dove c'è una regia, qualche regista che crede veramente Nino D'Angelo e che mi fa fare un film che mi qualifica, non solo per l'artista commerciale che vende tanti dischi. E che tipo di film ti vorresti fare? Questa ambizione nascosta? Io vorrei fare quello di Raffaele Viviani, L'ultimo scugnizzo, lo vorrei rappresentare io. Però, chissà che un giorno non riuscirà a realizzare questo sogno. Magari. Tutti i sogni sono avverati per quanto ti riguarda. Fino adesso sì. Adesso sei un uomo felice. Tua ma madre sono già felice, anche se non si è vero. Sono no, felice. Dico, tua madre tiene il telefono, tu ce l'hai il telefono in casa. No, perché io sono in una residenza a Roma, ancora c'è trovato la casa. Cosa ci fai sentire, Nino? Faccio sentire una canzone dal mio ultimo album che ha per titolo Chiara. Chiara, scritta da te. Il testo è mio e la musica di Colonna. Beh, allora, reduce dai successi ottenuti all'Olimpia, Nino D'Angelo. Grazie. Voilà. Merci. Ginnastica, ad alta voce lo stereo ti piace la musica e tu fai sempre più bello ogni giorno che passi tu. Tu metti scarpe Kodak per crescere in fretta un centimetro in più. L'amore quasi tutte le giorni, parlo solo la notte in sonno e ti piace solo l'uomo grande e chiaro. Chiara, vince sempre tu.
sembra intrattabile, a volte un po' stupida. Non può fare niente da casa se non c'è sta musica. E quando scende la sera e sai che ti aspetta un lui, ti metta gonna più corto perché lui geloso ti piace di più. T'annamoro quasi tutte le giorni, parla sola notte d'intesione e ti piace solo l'uomo grande e chiara. In la casa tua stessa guerra, mandi a quel paese i tuoi fratelli e tua madre ti difende sempre chiara. Chiara sei cresciuta troppo in fretta, colpa dei tuoi amori a prima vista, se non hai trovato l'uomo giusto ancora. Chiara ti ricordo piccolina, Chiara che cantava per le scale, Chiara con le dita dentro il naso, Chiara. Chiara che sognava ad occhi aperti, Chiara che credeva nei fumetti, Chiara che fumava di nascosto, Chiara. Chiara innamorata sei diversa, piangi e te la prendi con te stessa, Chiara se sapessi quanto t'amo, Chiara. Bravo Nino. Grazie. Nino D'Angelo è un personaggio che quando arriva davanti ai teleschermi conquista il pubblico, non solo quindi davanti allo schermo cinematografico, ma anche davanti al teleschermo. Ma Pippo, non è questo, è che quando ci sei tu è sempre, è sempre una trasmissione importante. Invece volevo farti i complimenti veramente in maniera autentica. Ragazzi sono ragazzi smaliziatissimi perché sono addetti ai lavori. E quindi guardano sempre con atteggiamento distaccato, critico, giustamente, perché fanno parte della famiglia dello spettacolo. Eppure io penso che tu li abbia affascinati, è vero sì o no? Amaronne Vorren. Cioè, la Madonna vi deve... elogio sarà reso alla Madonna. Sì. Loro che fanno i presepi ne sanno qualcosa. Ciao Nino. Volevo dire questo, rispondendo alla domanda di prima, che... sei anche tu che metti a nostro agio, per cui ci fai parlare, e questo è importante. Nino, le donne ti ameranno sempre. Amen, amen. Ciao Nino.